È apparsa qualche settimana fa sul sito del comune Nisseno, tra i documenti pubblicati all'albo pretorio, la determinazione in merito all'approvazione del progetto definitivo esecutivo per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell'ex scuola Luigi Monaco. Al suo interno, infatti, verrà trasferita l'emeroteca e dunque diventerà una sede decentrata della biblioteca Scarabelli. È stato approvato un progetto già finanziato con i fondi del Ministero degli Interni che fa capo alla rigenerazione urbana. Avremo la possibilità di già realizzare il primo lotto funzionale per quanto riguarda la sistemazione dell'emeroteca, che sarà appunto un'estensione della biblioteca Scarabelli nel sito della ex scuola Luigi Monaco. In questo modo avremo la possibilità di restituire alla città la scuola che attualmente non è agibile, sistemando tutte le stanze, anche ripristinando il lastrico solare con la risistemazione appunto del tetto, alcuni cornicioni ammalorati, insomma, per fare in modo che possa diventare una succursale della biblioteca Scarabelli stessa. Per quanto riguarda gli altri edifici comunali, siamo in pieno fermento dei lavori perché la recente approvazione dei bandi di rigenerazione urbana ci hanno consentito di sistemare una serie di immobili che sono tutti in corso di progettazione e di completamento. A breve avremo anche la possibilità di appaltarli, parliamo della metà del 2023, e quindi riusciremo a dare anche prestigio a tanti immobili che attualmente sono in disuso.